Spettatori, ben ritrovati per la presentazione di Professione Docente di marzo diretto da Renza Bertuzzi. Le elezioni RSU si avvicinano 3-5 marzo e Professione Docente ha dedicato parecchie pagine a questo importante evento. In prima pagina Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della GIDA, invita tutti i docenti ad andare a votare perché solo con questo esercizio di democrazia si può frenare il tentativo di mettere da parte le rappresentanze sindacali e impedire la difesa dei diritti di chi lavora. Votare la lista GIDA UNAMS, prosegue Di Meglio, e dare sostegno alla professionalità docente e impedire che la scuola si trasformi in servizio e gli insegnanti in esecutori. La GIDA UNAMS, scrive Renza Bertuzzi, ha sempre sostenuto con coerenza che la scuola della Costituzione è l'unica che può arginare la distruzione che avanza. L'articolo, scritto dopo i terribili fatti di Parigi, prosegue a pagina 8. A pagina 2 troviamo i comunicati stampa della GIDA, già pubblicati sul sito gidais.it. Precari, vittoria FGU, prima sentenza stabilizzazione dopo Corte di Giustizia Europea. Maturità, sondaggio GILDA, no a modifiche commissione esami. TFA sul decreto in ritardo vergognoso, svilito il ruolo del tutor. Relazioni sindacali, nota unitaria di protesta al MIUR. Lo slogan votare bene, votare GILDA UNAMS è meglio accompagna 4 pagine della rivista di marzo. Se si ritiene che il ruolo del dirigente scolastico debba essere ridimensionato, che gli scatti di anzianità debbano essere mantenuti, che merito e valutazione non possono diventare strumenti di premialità o penalizzazioni. Se si crede nella funzione istituzionale della scuola e si vuole ancora scommettere sulla funzione docente. Se si ritiene che uno dei problemi di fondo di ogni contrattazione sia stabilire quanto spetta del FIS al personale docente e quanto al personale ATA. Se si pensa che il sindacato debba agire anche come soggetto giuridico che tutela il diritto al lavoro, come ha fatto GILDA UNAMS alla Corte di Giustizia Europea. A pagina 3 vengono illustrate le idee politiche della GILDA su alcune innovazioni della scuola. A pagina 4 la lista GILDA UNAMS presenta 12 proposte per il futuro della scuola pubblica. Valorizzazione della docenza attraverso l'istituzione di un comparto specifico, istituzione di un consiglio superiore della docenza e svincolare il comparto scuola con particolare riferimento alla funzione docente dal sistema di contrattazione. Introduzione della prospettiva di considerare eleggibile le figure dirigenziali secondo il principio del primus inter pares. Revisione del sistema dell'autonomia delle scuole. Introduzione di un organico di istituto funzionale. Generalizzazione della scuola dell'infanzia statale. Soluzione dell'annoso problema del precariato. Riforma definitiva del sistema di formazione e reclutamento. Riconoscimento dell'anzianità di servizio quale elemento fondamentale. Considerazione della peculiarità della funzione docente in relazione alla riforma pensionistica. Fondamento di ogni richiesta precedente è l'incremento dei finanziamenti per l'istruzione. A pagina 5 l'attenzione è dedicata ai precari, importanti protagonisti della storia politica scolastica di questi ultimi anni. Infine l'articolo a pagina 6 sarà sicuramente utile a chi si fosse candidato ed eletto RSU per la lista GILDA UNAMS, perché vengono suggeriti i criteri per la ripartizione del fondo d'istituto. Non mancano anche in questo numero le riflessioni su temi di vita scolastica. A farlo è Fabrizio Rebeschek a pagina 7. Una riguarda le dichiarazioni del sottosegretario Faraone, che ha promesso agli studenti delle superiori di poter giudicare con un questionario di fine anno i loro docenti. In un altro articolo, Fabrizio Rebeschek analizza la nuova normativa sui BES. L'introduzione di una nuova figura di allievo portatore di BES non certificato ha, scrive l'autore, aumentato il lavoro burocratico dei docenti e tenta di trasformare gli insegnanti in operatori sociosanitari. Anche per questo mese vi saluto e vi aspetto per la prossima presentazione. Arrivederci da GILDA TV.